Continuiamo i nostri incontri con i nostri ospiti. Ci ha raggiunto qui nel salottino Domenico Fusco di Telecom Italia. Telecom Italia a supporto di questo premio, ma dottor Fusco, Telecom Italia, l'impegno di Telecom Italia nel costruire la nuvola italiana sempre più rispondente alle esigenze del mercato. Parliamo di questo. Grazie, sì. Telecom Italia sta investendo molto nel raccogliere quelle che sono le desiderate del mercato e fare sì che la sua nuvola italiana diventi sempre più vicina a quelle che sono le desiderate del mercato, quindi incontrare non tanto i gusti quanto le esigenze degli imprenditori. In un momento quale quello attuale, alcuni punti di forza che noi abbiamo tracciato sono un sistema pay per use, il che vuol dire che l'imprenditore paga quello che effettivamente utilizza. Abbiamo cercato di immettere sul mercato soluzioni che non contemplano investimenti, il che significa che in una logica condivisa l'investimento lo facciamo noi e il beneficio per gli imprenditori è che loro avranno una quota parte di quello che è il totale dell'investimento. Importante ancora il servizio, ci stiamo ponendo nella logica di gestori di servizi, il che significa non essere premiati per l'impegno, ma essere premiati per il risultato. Questi sono gli sforzi che stiamo facendo per dare sempre maggiore corpo a quella che è la nuova italiana. Dicevamo Telecom Italia a supporto del premio Best Practice per l'innovazione, che cosa ne pensa? Vuol dire che Telecom ci ha creduto, ci crede? Allora, noi le dico. Non solo ci abbiamo creduto, ci crediamo. Io personalmente ho assistito a più presentazioni e mi hanno colpito, oltre che proprio per l'innovatività di quello che poi è stato presentato, anche per la passione che ho visto dai vari relatori, no? Io credo che oggi è importante non solo sostenere quello che è un buon, come dire, piano di investimento, ma soprattutto sostenere le idee perché più se ne portano avanti, ovviamente. Di queste ci saranno sicuramente quelle di successo. E, infatti quest'anno ci sono addirittura 67 nuove start-up presentate per il secondo premio Paolo Traci. Sì. E quindi in questa occasione tante idee innovative che possono essere e possono trovare degli investitori. Sicuramente, certamente. Queste sono, diciamo, credo che fabbricare il successo oggi non si può che fare così, a piccoli passi, raccogliendo tutte quelle che sono le idee di questi, diciamo, nuovi imprenditori. Via. Grazie a Domenico Fusco e a questo punto mi ha raggiunto in diretta, io gli chiedo proprio in diretta con chi sto parlando. Ecco. Buongiorno, sono Vito Pacelli, editore della Booksprint Edizioni. Vito Pacelli, Booksprint Edizioni. Booksprint Edizioni, Sì. Booksprint Edizioni, quindi parliamo di Una casa editrice. Internet. Sì, che opera principalmente nel mercato internet, ma è una casa editrice classica. E come si svolge, come produce, cioè come funziona questo progetto? Allora, noi partiamo dal presupposto che la maggior parte delle persone hanno un sogno, quindi un libro nel cassetto da tanti anni. Cogliamo questa necessità e riperendoli attraverso una campagna di posizionamento sul web e gli offriamo la possibilità appunto di vedere pubblicato il loro sogno. Operiamo sia classicamente col supporto cartaceo, quindi con il vero e proprio libro presente in libreria, sia cavalchiamo appunto l'onda delle nuove tecnologie, avendo ad esempio oggi oltre 700 titoli in ebook in commercio e in vendita nei migliori store di tutto il mondo. Non più i soliti noti, quindi a questo punto. Assolutamente, anzi la nostra idea nasce al punto perché pochissime grandissimi colossi editoriali pubblicizzano nomi che fanno parte dello show business e non lo ritenevo giusto. Ci sono tanti autori emergenti, personaggi validi, persone valide che hanno dei bellissimi testi da far leggere. Però forse anche perché si teme il prodotto nuovo, il personaggio nuovo, l'autore nuovo, in quanto c'è anche la crisi della vendita dei libri, della lettura. Assolutamente, partiamo comunque dal presupposto che esiste una crisi editoriale, facevo una premessa prima, però ho sempre accettato sfide nella mia vita e questa rappresenta un'altra e quindi ho voluto cogliere appunto le opportunità del mercato.
conosco o desunto esperienza sul mercato web della pubblicizzazione attraverso il web, e quindi anche perché ciò esula il vincolo della territorialità. Non a caso operiamo in un piccolissimo centro, forse uno dei comuni più piccoli d'Italia, Romagnano al Monte, in provincia di Salerno, che conta poco più di 400 abitanti. E come si deve fare per poter inviare un libro? Allora, in effetti il termine oggi l'uso comune è googlarmi. In effetti io sono Vito Pacelli, prendete informazioni su di me e ci vediamo presto. Grazie Vito Pacelli, grazie a Booksprint Edizioni, abbiamo voglia di leggere ancora perché la lettura è importante, e ritorna la linea alla sala convegni del teatro con le altre start-up e progetti.